tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono appena tornata da Esselunga, vi faccio uno svuota la spesa da, ve la dico subito la cifra, 61 euro. Poi vi racconto anche delle cose dopo, perché ci sono dei cambiamenti in corso, quindi dopo che ho finito con lo svuota la spesa vi faccio vedere cosa ho preso da Ikea, c'è una cosa no perché fa parte del cambiamento, vabbè. A dopo. Direi di partire con la busta dei surgelati, che dove in realtà non ci sono i surgelati, o meglio c'è la zucca a cubetti tagliata così e gli spinaci a cubetti, poi per quanto da un chilo, e la zucca è il sacchetto da 7,50, quindi il resto è tutta roba fresca. Ho preso due confezioni di Philadelphia Protein e ho nel nuovo piano alimentare anche a colazione. Ho chiesto io se potevo fare questa cosa qua, e due volte a settimana la colazione con pane, Philadelphia Protein e marmellata. E sono felicissima di questa cosa, anche perché il nuovo piano è arrivato ieri ed è un piano low carb, quindi un po' più impattante rispetto al precedente. E per 2 mesi lo avrò così e poi si valuterà. Ho ritrovato quelle energie e quella motivazione che mi mancava. Me l'hanno data i jeans che mi scoppiano addosso. Comunque, due pasta sfoglia rettangolare, perché ci devo fare delle ricette per i bambini che condividerò però anche con voi su Instagram di Halloween. Tutte cose facili, trovate già sul mio Instagram, tantissime cose troppo belline, sia per bambini che per adulti, tipo le pizze mummia sono spettacolari. Poi 2 mozzarelle per la pizza, per chi mi chiede, uso queste, le faccio un po' sgrondare nel corso della giornata, le metto in un ciotolino, perdono un po' di acqua e sono perfette. Poi per fare altre cose di Halloween ho preso questa pasta per la pizza, e sempre per lo stesso motivo dopo dei würstel, che dopo vi farò vedere. L'albume era scontato, l'ho preso, anche se lo usiamo molto meno ultimamente, perché i pancake non ce li ho più di una volta a settimana e Nello magari gli fa fatica a farseli da solo, insomma vabbè, comunque l'ho preso, tanto dura molto. E infine lo yogurt greco, ovviamente è meglio quello 0% senza altre cose. Comunque la Sara mi ha detto, la nutrizionista mi ha detto, guarda va bene, cioè, tanto lo sa che alterno, e ha detto scegli quello che più ti piace, non fa niente. Quindi mi sono presa due di questi e anche quello al limone, che mi piace davvero tanto. Tipo stamattina a colazione ho mangiato quello 0%, ci ho messo le goccine Prozis, le Yummy Drops si chiamano, al gusto Lemon Pie. Queste sono molto buone, hanno lo stesso gusto della farina. A proposito di Prozis, prima che sia troppo tardi che devo mangiare, mi prendo la bromelina e la centella. Una borraccia da 600 ml è andata, più una tisana stamattina. Poi vabbè, oddio, ho fatto vedere tutto. Ora ho questa busta sotto mano, vi faccio vedere. 2 Pepsi Zero da 1 litro, erano scontate, quindi ne ho prese 2, così per 2 sabato siamo a posto. Poi le olive nere denocciolate e la tisana della Angelica, cocco e vaniglia. Questa forse non l'ho mai trovata, non l'ho mai provata. Poi una farina di tipo 2, perché vorrei fare una pizza anche più integrale, e ho preso quella di tipo 2. E poi c'era quella 00 Esselunga scontata, e poi a parte l'avevo finita la farina 00, sarò rimasta con 100 grammi o poco più di farina, e quindi ne ho prese 2, era 47 centesimi. Ok, per stasera ho preso il pollo, la vaschetta da 664 grammi, 6,50 euro, della marca proprio Esselunga. Rucola da 200 grammi, da mangiare sempre stasera, insieme anche all'insalata, poi di iceberg.
Poi funghi, cioè in realtà ho preso solo questa di verdura perché la facciamo dal fruttivendolo, quindi frutta e verdura, però vi dico la verità, visto che ha avuto la zucca solo 3 settimane fa, poi non l'ho più avuta, io una zucchettina Delica l'ho presa, non è molto grande ma va più che bene, così la faccio tutta insieme magari domani sera, 1,240 kg questa zucchettina, amore, troppo carina. Poi 2 confezioni di funghi, sono quelli da 300 grammi l'uno, a me piacciono tantissimo. E un giorno ho la frittata di, cioè domani, ovviamente frittata, no fritta, però vabbè, frittata, uova, sì, uova, spinaci e funghi. Poi uova biologiche, mi pare 3,10 euro uova. Poi la scamorza, sempre per la pizza. Ho la feta, una sera ho preso feta light, mi sembra era pure scontata, ovviamente non tutta, però è scontata. E poi ho preso i würstel. Questi sono quelli che, di cui mi avete chiesto in tantissimi su Instagram una decina di giorni fa. Sono quelli che non sono separati meccanicamente. C'è scritto quando sono separati meccanicamente. E ne ho presi 3 perché mi servono per delle cose, per dei lavori sempre che devo fare, che li vedrete su, sempre su IG o su TikTok, insomma. E la marca è questa, Recla. Ho detto una cavolata? No, ho detto giusto. Ho ricontrollato perché non volevo dire cavolate. Queste le producono a Bolzano, sì. E mi servono per un lavoro, non so quanti me ne servono, quindi le ho prese di 3 tipologie differenti, ok? Va bene, io che non prendo mai i würstel, non li prendevo tipo da, non lo so, 8 mesi, buon pacchetto di würstel. I Super Mario per i bambini, che a volte quando li trovo per farci una merenda non è il top del top, ma glieli prendo. E poi 3 litri di latte. Ok, la spesa è tutta qua. Metto un po' a posto, specie le cose fredde, e poi ci spostiamo e vi faccio vedere le cose che ho preso da Ikea, anche se ho fatto una cosa proprio super al volo stamani perché Nello alle 10:30 doveva già essere allo studio e Ikea, siamo a Prato, Ikea è a Firenze, e quindi insomma un minimo di tempo ci vuole, anche andare veloci e spediti, insomma un po' di tempo si perde. E arrivo. In realtà via, mi metto a fare 2 chiacchierine con voi mentre sistemo alcune cose. Ho messo la pentola con questo minestrone, no minestrone, passato, l'avevo preso l'altra volta alla COP, sì, mi pare avevo fatto anche il video. E questa è una delle scatole che abbiamo per le tisane, dovrei dare anche una pulita. Poi ho quella per quelle da sera, comunque bevendolo tutti i giorni, tutti e due, leva e non metti, ogni gran monte a scema, diceva il mio nonnino. Tra l'altro ieri, giorno in cui tra l'altro ho iniziato la nuova dieta, era il compleanno, sarebbe stato il compleanno, ma perché ora si vede benissimo e prima si vedeva male? Boh, vabbè, sarebbe stato il compleanno del nonno, del mio nonno Faliero, 100 anni avrebbe fatto ieri. Il profumo è molto buono, promette bene. E tra l'altro i miei nonni si erano sposati lo stesso giorno del compleanno del nonno, quindi i miei nonni si festeggiava il compleanno del nonno e poi anche l'anniversario di matrimonio. Bello, loro mi mancano tantissimo, ma io so che ci sono e ci continuano a essere da sempre. Comunque torniamo a noi. Poi ho trovato un cavolo nel frigorifero che voglio fare prima, perché domani è una settimana che l'abbiamo comprato, però comprandolo a fruttivendolo, guardate, è ancora bello, fondamentalmente è bello, e lo vorrei fare al vapore, boh, non so se l'ho mai fatto. Comunque la mia vaporiera è questa, me l'aveva regalata la mia suocera perché lei non la usava, quindi molto banalmente una vaporiera così. Questa è quella che uso di solito, però anche quella elettrica, quindi
un giorno vorrei provare a utilizzarla, perché si sarà usata una volta, sono quegli acquisti in quei periodi della vita in cui dici ah bello, fico, sicuramente mi servirà e mi aiuterà, e compri, ah fico, e nel frattempo ti riempi casa di cose che non sai neanche se ti servono. Alcune si sono rivelate poi davvero utili e altre delle ciofeghe, perché magari non è che sono ciofeghe, però non vanno bene per te, per la tua vita, per come... per te, via. Quindi niente, sistemo il cavolo e ci vediamo dopo. Allora, eccoci nella stanza incriminata, ovvero lo studio. Su Instagram vi avevo accennato qualcosa. E niente, ora vi faccio vedere e sono molto contenta perché questa stanza è sempre stata un dolo, una risorsa e una spina nel fianco, perché comunque meno male che c'era, e allo stesso tempo abbiamo sempre sbagliato su come gestirla, sfruttarla, diventata miliardi di volte, non so neanche in quanti anni che siamo qua, quanti anni sono? Avevo 25 anni, sono 14 anni che abitiamo qua, in 14 anni cioè non l'abbiamo mai saputa sfruttare bene, e grazie a questa stanza potrò lavorare di più e meglio sia per Instagram che TikTok che anche ovviamente YouTube, che è e rimane il mio primo amore. È tanto difficile da gestire tutti e due i social insieme bene. YouTube è il mio amore, mi riesco a esprimere di più, meglio, mi piace proprio, mi rendo conto che cioè, ti devono proprio voler bene le persone per voler spendere 10 e più minuti con te. È più facile su Instagram perché anche il coglioncello di turno, cioè comunque scorri, ti ruba magari quei 30 secondi, scorri, però nel frattempo... l'hai visto. Qua no, non lo apri neanche il video perché te dici che me ne frega a me di ascoltare quella, mi sta sulle balle, oppure e quindi il video non apre e i canali muoiono, parlo in generale. Comunque come vedete ancora non ho messo le luci nuove perché sono con questa cosa oscena, quindi ancora non ho le luci nuove, e però ho questo mobile nuovo che ora vi faccio vedere. È un mobile che mi ha trovato Nello da Ikea quando siamo stati un paio di settimane fa, una ventina di giorni fa, e nel reparto cucina. Infatti questo è un piano da lavoro che io ho anche già testato e utilizzato e mi fa un gran comodo. Sì, qua vedete le cose che avevo preso per i bambini alla Lidl, che sono già uscite le cose di Halloween, e gli ho preso anche questi così possono berci, ora hanno mangiato qualche cioccolatino che poi alla fine... yeah, ne mangiano due e poi vabbè, comunque troppo belline questi bicchieri con le cannucce riutilizzabili, qualche patatina, cose così, e qua per ora lo sto utilizzando per i contenuti di Halloween principalmente. Poi c'è la parte delle mensole che non sarà così, ora c'è la roba incastrata perché non so dove metterla, perché appunto manca la libreria che ho comprato oggi con Nello. Ho preso la libreria però chiusa anche dalle ante trasparenti perché comunque non voglio che ci vada la polvere sui libri e non voglio che sui libri e su quello che ci sarà dentro, perché comunque ci metterò tutti i miei libri, non solo di cucina ma anche libri che sono rimasti là sopra e anche questi qua che sono là dietro a quei chili di oh Ambrogio. Dietro a questi chili di cannella, ho preso le stecche di cannella su coro, voglio morire. L'ho anche già utilizzate, l'ho messa nella tisana ieri sera e stamattina. Ce n'avevo una al cacao dell'Angelica di tisana, c'è stata benissimo. E qua ovviamente questa piccola scrivania viene smontata e qua andrà la libreria qua accanto. E poi un'altra modifica che abbiamo fatto è qua dietro, dove abbiamo alleggerito questo Besta con due... oh, con abbiamo comprato l'altra volta due ante a vetro che hanno alleggerito, dicevo, hanno alleggerito l'ambiente. Ovviamente questa è una sbirciata, questa è sempre stata una stanza anche difficile perché comunque le stanze strette e lunghe sono un po' rognose, insomma...
un po' così, però io ho detto prima di buttare giù il muro voglio dargli l'ultima possibilità. Aspettate, bolle, sento bollire l'acqua. 12:53, tra poco torna anche Nello. E che ti stavo dicendo? Ah, non mi ricordo. Vabbè, insomma, che... sì, prima di buttare giù il muro, insomma, gli ho voluto dare questa ultima chance, perché comunque a me la cucina proprio completamente aperta piace di più, però c'è la consapevolezza e te la perdi qua questa stanza, cioè... poi la perdi, cioè può essere un bene ma poi l'hai persa, quindi ho detto prima di mettersi a fare lavori, a buttare polvere, incasinare, cos'hai, così non ci può rimanere sta stanza, così non ci poteva rimanere, cioè così come era. Quindi anno nuovo, ci siamo rifatti pian piano da, dalle cose, ho fatto prima del decluttering, poi e ora sono giunta a... Siamo giunti a queste conclusioni. Questo bancone mi sta aiutando tantissimo. Sotto l'altro c'è un cassetto e due sportelli molto profondi. Casomai vi farò vedere. E questo sarà il mio studio barra bakery, perché qua cucinerò. Ovviamente non ho il forno, però per dire l'altra volta, cioè, posso fare gli impasti, le cose. Ho tanto posto e insomma, sono super felice. Studio perché ovviamente mi ci trucco, ci studio, ci lavoro con le cose di computer, agenda, eccetera, eccetera. E poi che ci faccio? Nulla, anche i libri ci me li metterò. Piacerebbe mettere anche una poltroncina, non so se avrò spazio per metterla là, mi piacerebbe molto. Ovviamente mi risulterebbe un po' tra le bolse perché risulterebbe un po' là, però non mi dispiacerebbe ricrearmi proprio la mia stanza con la M maiuscola proprio, e già così sto trovando tanti benefici, sto facendo come facevo nel 2016 che Mattia era appena nato, 2017 che venivo qua e mi portavo Mattia qua che era piccolo, però era la mia stanza, il mio posto. Ora che siamo in quattro e tutti grandi, aiuto, cioè tutti grandi insomma. E che vi volevo dire, sto cercando di guardare qua per farmi venire delle cose in mente, non lo so, vabbè, vado a prendere le cose di Ikea. Da-dan, eccomi con le cose di Ikea. Allora, ho preso una cosa natalizia, ragazzi, cioè io non sono per mangiare l'uovo in più alla gallina, come si suol dire, ma l'ho fatto, lo ammetto, l'ho fatto e vabbè. Ho ripreso due cestini perché mi servivano. Solo che ora non sono più lucidi, sono opachi. O se ci sono lucidi, non c'erano e quindi li ho presi opachi. Quindi devo capire se dove metterli, perché ne ho svariati, quindi magari faccio dei cambi con la camera dei bambini, con la cucina, insomma con altre cose. Comunque ne ho ripreso uno grande e uno piccolo e poi valutiamo con calma che cosa mi potrà servire. Poi del Natale ho preso... l'imbottitura del cuscino e il cuscino 50x50, troppo bello con la trama così, molto bello, bello 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 bello, e aiutatemi a dire bello. Vabbè, è un cuscino, voglio dire, cioè Alessia anche meno, non fare come tutta sta gente, oh mio Dio, è un cuscino, basta. Volevo dirvi il prezzo, oddio, no. Ah sì, ok, questo c'è scritto. Oh, setaccio, ok, i setacci sono questi, quindi il contenitore 4,95, 2,95 quello piccolo, Winterfint 2024, ok, la fodera 4,95, l'imbottitura 3 euro, quindi il cuscino imbottitura più 7,95, se vi serve solo il fuori 4,95, mentre i setacci, mi sono ripresa il setaccio piccino, questo da usare più per il cacao o per pochi quantitativi di farina, ma lui mi serviva, lui, cioè era proprio, oh, potevo accendere le lucine, non ci ho pensato, vedete, ho messo le lucine, sono troppo contenta, non vedo l'ora qua di levare questa roba che non c'entra una mazza e mettere le cose tutte tema bakery, non vedo l'ora. Comunque niente, ho preso il setaccio, Alessia, alla buon'ora, ce l'hai fatta, complimenti, tin 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 tin, perché li facevo con i colini, le cose, però i colini mi servivano poi per altre cose, bla bla bla, due balle, insomma, vabbè.
Questo ce l'avevo, però mi si era rotto, ce l'avevo della Tescoma, mi trovavo da Ikea. Ecco, questo regge fino a 250 grammi di farina, fino a questa riga sono 250 grammi di farina. Quando te ne serve 300 o 400, con questo tu va male, perché comunque ti si fiena, è un troiaio. Sono andata a sparare, ho preso queste due cose, non ho guardato niente altro. Io direi che vi posso salutare. Io e con questo, anzi, tra l'altro dobbiamo anche imbiancare, perché poi qua è rimasto un pezzo, perché lo specchio l'avevamo spostato, bla 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 bla. Aiuto. Mando un bacione, vi lascio al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto e...